Amiche ed amici di Pechino Camp News, ben ritrovati sui nostri canali. Continuano ancora i nostri video inerenti ai progetti PONE dell'Istituto Barbara Laciura. Ci troviamo a Porto Palo presso l'oratorio Don Bosco e vicino a me la professoressa Fallico. Salve. Buonasera, io sono la professoressa Rosaria Fallico, curo il modulo di teatro e danza inerente al PONE dello spettacolo che verrà messo in scena oggi dai bambini della primaria della scuola elementare Barbara Laciura. Vicino a me invece il professore Di Marco, salve. Salve, buonasera. E quest'anno abbiamo avuto la possibilità di fare un'accoppiata di esperti, non succede spesso nei PON. E io si occupa di teatro? Mi sono occupato della parte musicale di questo spettacolo. Bene, quanto tempo avete impiegato per organizzare il tutto? Beh, circa 2 mesi e mezzo, 3, quindi sono progetto parte da un po' di tempo, di solito hanno una cadenza settimanale, i ragazzi si sono visti per tutto questo tempo impegnati ogni settimana. Quanti elementi fra poco vedremo sul palco? È un gruppo di 30 bambini circa, 28 per l'esattezza, dagli 8 ai 10 anni, quindi dalle terze alle quinte elementari. Noi ci siamo occupati di insegnare, di migliorare le capacità di apprendimento dei ragazzi attraverso quelle che oggi vengono considerate discipline trasversali, ovvero l'apprendimento attraverso i linguaggi espressivi, la recitazione, la danza e la musica. Quindi il conteggio dei tempi, il ritmo, il senso dello spazio, quindi l'espressione corporea, l'espressione comunicativa, l'espressione verbale, ovvero la recitazione. Quindi partendo da un canovaccio, da un testo, noi abbiamo distribuito le parti, il testo era già impostato per un intervento musicale, quindi non ci saranno intervalli, è un tutt'uno, un continuo, un musical, dove il racconto si unisce a quello che poi commenteranno gli strumenti. A proposito di strumenti, che strumenti vedremo a breve? Bene, questa è una particolarità di questo progetto, perché oltre a suonare, a usare quindi gli strumenti, i bambini li hanno per lo più costruiti, quindi li hanno costruiti con dei materiali più che altro di recupero, cartapesta, cartone, legno, tubi di cartone, insomma vari materiali. Abbiamo con l'ausilio del tutor e mio costruito questi strumenti, decorati, e quindi abbiamo poi potuto usarli nelle canzoni, nelle parti recitate, insomma ecco, sarà una cosa divertente, penso. Ricordiamo il titolo dell'opera che vediamo a breve, qual è? La banda del teatro. Infatti in quest'opera, anticipo qualcosa, in questo breve musical di all'incirca 40 minuti, vivono gli strumenti, rivivono gli strumenti musicali, che quando il teatro chiude loro escono fuori dalle loro custodie e si divertono a suonare in piena libertà. Bene, ringrazio la professoressa Fallico per l'intervento. Non rimane altro che vedere questi ragazzi all'opera.